I tuoi occhi conservi il nulla delle cose. Scarabocchi che diventano rose. E quando parli spiri il mare dei miei pensieri. 100.000 sospiri e 1.000 sentieri. E cerco il nulla nella banalità. La tua voce mi culla. La mia mente è un labirinto cosmico. Vorrei lasciarti andare, invece no. Finisco per perdermi, perderti dentro di me. Se guarire fosse facile, non vorrei, anche se questa ferita brucia. Ma bruciava pure con te. Su Cittadella, la radio, il nulla delle cose, il singolo di debutto della giovanissima Creta, cantautrice romana, classe 2005, che abbiamo, devo dire, con piacere questa sera in diretta con noi. Creta, benvenuta. Ciao a tutti. Allora, tu in arte Creta, ma ti chiami Gaia Bitocchi, 18 anni, vivi a Roma, frequenti il liceo scientifico e ho letto una cosa particolare, insomma, odi l'estate e il mare, però ami la letteratura e l'arte moderna. Sì, devo dire che l'arte moderna, anche studiandola in maniera molto approfondita a scuola, mi colpisce sempre comunque leggere cose nuove, scoprire appunto di vari autori, informarmi, quindi... Senti, ma perché odi l'estate? Perché odio il caldo e preferisco di gran lunga l'inverno, il freddo e comunque anche i posti invernali, la montagna. Bene, bene. Quindi montagna al mare. Senti, sì. Allora, insomma, adesso tra pochissimo parleremo di questo tuo singolo, che è stato poi tra l'altro una delle new hit di Cittadella, la radio. Come mai Creta? È un po' quello che io credo che la musica debba fare, nel senso che credo che debba plasmare un po' le sensazioni degli altri. Io vorrei che le persone, ascoltando la mia musica, i miei testi e le mie canzoni, si immedesimasse in essi, quindi secondo me Creta, appunto, come l'argilla, serve appunto a plasmare un po' le sensazioni altrui. Certo, certo, una bellissima similitudine. Senti Creta, insomma, come nasci tu artisticamente, come è nata soprattutto l'idea di realizzare questo tuo primo singolo, come ti sei anche avvicinata alla musica? In realtà ho sempre ascoltato tanta musica fin da piccola, anche perché mio padre suonava e cantava in un gruppo musicale, quindi l'ho sempre sentita molto vicino a me, anche se poi in realtà non mi ero mai avvicinata così tanto appunto a scrivere o a suonare e cantare. Mi sono avvicinata, diciamo, alla musica durante la pandemia, proprio perché eravamo tutti quanti in una situazione di un caos generale e avevo decisamente tante cose da dire, ma non sapevo appunto come farle capire agli altri, insomma farle arrivare agli altri, e quindi ho deciso un giorno di scrivere e appunto poi da lì non mi sono più fermata. Poi tra l'altro c'è una bella produzione, Ariete, Franco 126. E senti, com'è nato Cosentino. Sì, infatti, fratelli Cosentino, com'è nato questo incontro? E li ho incontrati ad una serata di cover dei Genesis. Loro papà stava suonando appunto in questo gruppo che fa cover, e li ho incontrati lì, abbiamo iniziato a parlare, poi ci siamo scambiati il numero e io poi ho mandato alcuni brani pianoforte e voce, che poi loro hanno ascoltato e mi hanno detto appunto di andare in studio da loro per produrli. E allora noi in diretta su Cittadella abbiamo Creta, tra pochissimo risentiremo il nulla delle cose, canzone che ben conosciamo, come ho detto prima, perché è stata una delle new hit di Cittadella, la radio. Senti Creta, brano poi, singolo di debutto, che è legato poi anche a un contest letterario, se non sbaglio. Sì, appunto, Il nulla delle cose di Enrico De Stefani è un concorso alla quale ho partecipato scolasticamente e che poi ho vinto nel 2023. Poi, canzone il cui testo l'hai scritto tu, Creta? Sì. Ed è una ballad dedicata un po' al vuoto lasciato dalla fine di una relazione. Insomma, parlaci, insomma, di questa canzone, di come mai il testo racconta di questa storia, soprattutto se è autobiografica. Sì, è autobiografica. Credo che ognuno di noi abbia avuto una storia importante in età adolescenziale, magari anche duratura, e quindi appunto tutte le cose che ci sembravano scontate
state all'inizio durante la relazione, poi col passare del tempo e anche alla fine della relazione si scopre comunque l'importanza di alcune cose che si cerca di banalizzare durante la relazione, ma che poi quando finisce tutto si vedono in maniera più chiara e anche in maniera poi più dolorosa, perché comunque la consapevolezza di tutto è pesante comunque. Senti, alla fine tu hai accettato questo distacco? C'è stata questa accettazione? Sì, alla fine col passare del tempo ognuno si rende conto che alla tempo, fine è meglio... Il tempo risolve tutto. Esatto. Allora, Creta con noi, insomma, prossimi mesi, oltre naturalmente a produrre, a promuovere il Nulla delle Cose, stai pensando a nuovi singoli, insomma, come procederanno i prossimi mesi del 2024? Sì, sto continuando a lavorare, ma in realtà nel 2023 ho lavorato a diversi brani con i Fratelli Cosentino che usciranno prossimamente e sarò il prima possibile, insomma. Quindi credo è in progetto anche un album. Sì. Beh, noi siamo qui e pronti naturalmente a seguire il tuo percorso artistico e a promuovere anche la tua musica. Io ringrazio Creta, giovanissima, è stato con noi. Abbiamo fatto questa bella chiacchierata piccola per promuovere naturalmente il tuo nuovo singolo, che è stato, ripeto, anche una delle novità di Cittadella, la radio. Beh, il singolo si chiama Il Nulla delle Cose. Grazie Creta. Grazie mille a voi. I tuoi occhi conservi il nulla delle cose. Scarabocchi che diventano rose, e quando parli spiri il mare dei miei pensieri. 100.000 sospiri e 1.000 sentieri, e cerco il nulla nella banalità. La tua voce mi culla, la mia mente è un labirinto cosmico. Vorrei lasciarti andare, invece no. Finisco per perdermi, perderti dentro di me. Se guarire fosse facile, non vorrei, anche se questa ferita brucia, ma bruciava pure con te. I tuoi occhi conservi la tristezza del mondo. La mia mente è un labirinto cosmico. Vorrei lasciarti andare, invece no. Finisco per